Maria assunta in cielo. Nella scrittura non c'è il racconto dell'assunzione, cioè non è un dato biblico. In compenso ci sono bellissime opere d'arte. Avete presente l'Assunta di Tiziano nella chiesa dei Frari a Venezia? L'Assunta di Gaudenzio Ferrari nel santuario di Saronno con tanto di Padre Eterno e angeli in volo? Neanche in questo ambito però, a livello mio personale, mi sento del tutto soddisfatto. Perché? Io, fossi stato capace, avrei dipinto Gesù che abbraccia sua mamma e se la porta su da Dio Padre, altro che angioletti. Gesù in persona. C'è giusto un mosaico orientale con Gesù che abbraccia una neonata. È Maria, nata a nuova vita. Allora, ti stai chiedendo cos'è l'assunzione? È il trionfo del corpo umano, del suo valore. Pio XII, Papa Pio, proclama il dogma di Maria assunta con il suo corpo nel 1950. Dobbiamo ammettere che sia stata davvero un'idea dello Spirito Santo, perché questa proclamazione così solenne cade in un contesto assolutamente sfavorevole. Da molti secoli, anzi dai tempi di Agostino in poi, la Chiesa ha trattato il corpo umano e la sessualità in particolare molto più come peccato che come motivo di santità. Così che la glorificazione del corpo di Maria nell'assunzione appare proprio come un masso erratico, ma da dove sbuca una roba di questo genere? Il grave è che anche dopo questa proclamazione dogmatica nulla è cambiato nella Chiesa a proposito del corpo. Non si sono tirate le pur necessarie e ovvie conseguenze, cioè, come minimo, valorizzare la sessualità nel matrimonio sacramento. Niente, niente di tutto questo, gigantesca occasione persa. Anzi, in questo modo la dottrina della Chiesa si è arricchita di una nuova contraddizione. La Chiesa, in questa occasione, ha pure perso il momento d'oro per dare valore alla donna e così entrare in sintonia in un colpo solo sia col Vangelo sia col mondo moderno, visto che la valorizzazione della donna è un'esigenza sia del Vangelo sia del mondo moderno. Qualche volta mi viene da pensare che da secoli abbiamo perso il dono della profezia, mamma mia, nella Chiesa. Perché
Il profeta è colui che gioisce nel cogliere assonanze tra i due poli, il Vangelo e il popolo, il Vangelo e il mondo, il Vangelo e la persona umana. Anzi, nella Chiesa si è continuato a sottolineare con la matita rossa e persino blu la parola corpo, riducendo la persona all'anima. Con buona pace di Gesù che si è incarnato, è risorto ed è asceso al cielo con il suo corpo. Gesù, lo sottolinea bene San Paolo, è solo il primo dei risorti col corpo e dei saliti al cielo col corpo. È una specie di prototipo. Poi ha fatto con Maria, diciamo così, un test riuscito bene. E così Gesù ha avviato la produzione in larga scala di risurrezioni e ascensioni o assunzioni che coinvolgono tutti noi con il nostro corpo. La vera nostra preoccupazione deve essere quella di non seminare la nostra vita con troppi episodi di morte precoce. E quali sono questi episodi? Ogni trascuratezza per il corpo dei fratelli è un atto di morte precoce nostro. Questo mi spaventa. Con tutti i corpi che lasciamo morire annegati nel Mediterraneo, morire di sete nel deserto, con tutti i milioni di bocche affamate nel sud del mondo. Infine, sia chiaro che ogni discriminazione è pure un atto di morte per chi la compie. Sei donna, sei straniero, sei nero, ignorante, povero, sei LGBT, sei di un'altra fede. Quante discriminazioni, quante anticipazioni di morte per chi le fa.